Bentornati sul canale Tutto Tech. Oggi andiamo a riscoprire un pochettino un prodotto che avevamo presentato tempo fa. Stiamo parlando dell'Ecoflex. Sì, lo so, parecchi di voi non lo sopportano come prodotto, più che altro per la parte audio. Io sinceramente lo adoro. Secondo me è un prodotto non compreso. Ok, vi do ragione, per quanto riguarda la parte audio non ci siamo, va bene. Però se lo dovete utilizzare solo ed esclusivamente come prodotto di domotica, secondo me è fantastico. Basta una presa di corrente, la inserite e avete veramente a portata di voce il vostro dispositivo. E voi direte, sì, ma anche gli altri, basta mettere l'alimentatore. Lo so, però questo mi dà l'idea di un qualcosa di molto più portatile, molto più a portata di tutti, che si può tranquillamente poi modificare in altre cose. Io per esempio avevo acquistato il sensore di movimento. L'unica pecca di quel sensore di movimento è che purtroppo non può essere disabilitato a piacimento, cosa invece che il protagonista del video di oggi può fare, la lampada opzionale per l'Ecoflex. Ora vi andrò a far vedere come funziona e le peculiarità che ha, che sono molto semplici, ma andiamo a riscoprire anche qualche caratteristica dell'Ecoflex. Ma prima di tutto questo vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un nuovo video. Ed ora, illuminandoci la via verso la sigla, ve la lancio io. Sigla! Per chi di voi non lo conoscesse, vi metterò qui la scheda del unboxing e della prova che abbiamo fatto dell'Ecoflex, ma ripeto, secondo me è un prodotto veramente eccezionale. Allora, purtroppo ho finito le prolunghe visto che ho dovuto addobbare casa per Natale, quindi oggi vi cuccate questa. Allora, inserite il prodotto all'interno di una presa, lui farà la ricerca. Ok, si è connesso. Da qui potete dare qualsiasi comando come sugli altri dispositivi domotici di casa. La peculiarità di questo prodotto è, per chi non lo conoscesse, ha un USB nella parte sottostante che può servire per ricaricare il vostro cellulare, quindi se per esempio lo mettete sul comodino non vi dà fastidio come appoggio, cosa che invece gli altri Echo dovreste fare, dovreste proprio appoggiarlo lì. Poi c'è qualcuno che dirà, sì, ma io per esempio ho l'Echo Show 5 che mi fa anche le previsioni meteo in diretta e quant'altro. Ok, io questo prodotto lo adoro, questo è il mio pensiero. Quindi stavamo dicendo, USB nella parte sottostante che serve sia per ricaricare il cellulare, sia per poter utilizzare gli accessori che per adesso sono questo, che è la lampadina, dimmerabile, e poi c'è il sensore, e adesso da poco è uscito anche l'orologio, quindi vi dà la possibilità di connettere nella parte sottostante tutti questi accessori e utilizzarli in maniera vocale. Di lato invece troviamo una presa AUX per poter connettere un dispositivo e riprodurre la musica da un dispositivo esterno. Nella parte frontale troviamo la parte dei microfoni, che sono questi due, e le casse. Ripeto, l'audio non è assolutamente da paragonare ad un altro dispositivo, però se vi serve a livello vocale solo per dare comandi, secondo me è l'ideale. Poi qui abbiamo il muto per il nostro dispositivo domotico e il richiamo per dare comandi. Andiamo a vedere adesso come funziona. Vi basterà semplicemente inserire nella presa l'accessorio, al vostro dispositivo domotico farà la ricerca, verrà connesso, fatto. Allora, in questo momento silenziate il vostro dispositivo, metterò un beep, ma per sicurezza. Accendi comodino. Comodino 50%. Comodino 100%. Come luce e come intensità, secondo me, è più che sufficiente. Poi, naturalmente, sta a voi riuscire a capire se vi può bastare, ma vi posso garantire che in una condizione di buio totale è una luce che è più che sufficiente. Comodino giallo. Come potete vedere, potete cambiare anche colore alla vostra lampadina. Comodino rosso.
insomma, vi potete sbizzarrire sia sul dimmerare, quindi aumentare o diminuire l'intensità della luce, sia cambiando colore. Quando è un'offerta, questo viene 14,99€, più o meno 14,90€, per poi arrivare ad un prezzo pieno di 29,90€. Comunque, secondo me è fantastico, anche da mettere in bagno piuttosto che in camera da letto alla presa del comodino. Perché se non volete ad esempio la lampadina, ripeto, potete connettere il cavetto e alimentare il vostro cellulare. Quindi, come avete visto, avete un prodotto che è un po' più duttile degli altri, ha la possibilità di poter connettere più accessori e magari la gamma si andrà anche ad ampliare al proprio dispositivo principale. Ora, quello che io mi piacerebbe cambiasse tra i vari accessori è quello del sensore di movimento, che funziona veramente bene, vi avverte in tempo reale. Il problema è che non si può disabilitare o abilitare a piacimento. Purtroppo questa è la pecca di quel prodotto. Poi magari andrò a riscoprire che invece è cambiato nel tempo e avete la possibilità di spegnere e accenderlo. Vi lascio qui sotto il link in descrizione sia dell'Ecoflex sia dei suoi accessori e guardate il video che vi avevo messo qui come scheda, vi renderete conto, secondo me, possedendolo, che è un accessorio davvero importante per chi adora il nostro dispositivo domotico. Ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao!